Bentrovati con Mercati che fare, buonasera a tutti. La forza delle imprese italiane può diventare il motivo per cui il risparmio in Italia trovi rendimenti, quei rendimenti che non riesce più a trovare dopo il crollo dei tassi dei titoli di Stato a cui eravamo stati abituati per anni? Apriamo con questa domanda la trasmissione di questa sera, quindi Massimo Fracarro, responsabile dell'economia del Corriere della Sera, ci aiuterà un po' a capire se è possibile. Buonasera. Grazie per essere qui, Massimo. Grazie. Allora, io comincerei però da te, prima di entrare nei termini della trasmissione, perché ci sono due novità che ti contraddistinguono. Una è un libro che è uscito a tua firma, edito dalla Mondadori, lo trovate in tutte le librerie, naturalmente lo vediamo in grafica, I nostri soldi, la guida facile e completa, tratto da molti degli spunti che tu hai... Che è il meglio della nostra produzione. The best of. The best of. Tratta di argomenti che possono interessare la famiglia, le pensioni, il condominio, il mutuo, comprar casa. Ed è in vendita, lo trovate anche negli autogrill, è un'operazione fatta. Io lì è che l'ho visto la prima volta. Però la novità più grande che ti riguarda per la firma del tuo giornale, che da un paio di settimane, anzi da tre con la prossima... Marzo. Dal 13 marzo siete usciti con un nuovo inserto del lunedì, prima c'era il Corriere Economia, oggi c'è l'Economia del Corriere della Sera, non è cambiato solo il nome. Vediamo la grafica di una delle prime edizioni del tuo nuovo giornale, perché è un giornale 60 pagine, 64 pagine ogni lunedì, che raccontano l'economia con un taglio molto alla portata di tutti, che non guasta. Sì, l'obiettivo nostro è l'economia per tutti. Rimangono invariati i temi che trattavamo già nel Corriere Economia, per esempio... Molto spazio dedicato agli investimenti, a come gestire il proprio portafoglio e una grande attenzione un po' a tutti i temi dell'economia con scelte, diciamo così, di raccontarle attraverso personaggi, storie e numeri. E anche scelte un po' particolari, per esempio in copertina abbiamo messo la foto del CEO di Lego, però con la foto come se fosse costruito da mattoncini Lego. Lego ha avuto una trasformazione incredibile, era una società che sembrava decotta, invece è diventata uno dei marchi più famosi del mondo e più forti del mondo. Ecco, cerchiamo di raccontare l'economia con storie, di sorprendere un po' anche i nostri lettori con una grafica nuova, un linguaggio sempre molto abbordabile. Ricordo che è un settimanale vero e proprio, però è sempre distribuito gratuitamente, nonostante sia molto più ricco di contenuti rispetto a prima, in cui abbiamo cercato di coinvolgere anche tutte le firme del Corriere, le più prestigiose firme del Corriere, però ecco, l'obiettivo è quello di parlare a tutti e di continuare a dare sempre grandi consigli su come gestire al meglio il proprio portafoglio finanziario e anche immobiliare. Leghiamo il tuo giornale al tema principale della nostra trasmissione di questa sera, che è proprio la forza dell'impresa italiana, perché nelle ultime due edizioni tu hai dato spazio a imprese italiane che rappresentano molto bene il tessuto nazionale. Una è Brembo in due numeri fa, e la scorsa settimana invece avevate un bel servizio su Autogrill. Sono imprese che fanno parte del tessuto nazionale, che lo raccontano e lo portano anche all'estero. Sì, esatto. Noi cerchiamo sempre di raccontare storie italiane di successo. In copertina del primo numero avevamo la storia, non è un'impresa italiana, però Ornella Barra, che con il compagno Stefano Pessina, sono alla guida di una multinazionale della distribuzione farmaceutica che fattura oltre 110 miliardi. Lei è partita da una farmacia a Chiavari con 8 persone. Ecco, abbiamo dimostrato come anche le imprese italiane possono diventare grandi, e con queste storie delle aziende raccontiamo, ecco, come il Made in Italy possa veramente rafforzarsi, consolidare la propria presenza sul mercato globale, che non serve proprio essere grandissimi per poter competere con gli altri. Abbiamo per esempio Brembo, è leader assoluto mondiale nel proprio comparto, batte tutti i concorrenti. Autogrill gestisce addirittura anche la rete, certe reti anche per Starbucks, perciò ecco, sono casi eccezionali di imprenditoria italiana che purtroppo non hanno dietro le spalle, come succede per esempio in Francia e Germania, un sistema paese che sostenga, sennò veramente potrebbero diventare veramente dei colossi su scala globale. E allora torniamo alla domanda che ho fatto all'inizio della trasmissione: attraverso queste imprese, il risparmio degli italiani, che in questo momento è depauperato ed è abbandonato per larga parte, un terzo è sui conti correnti a remunerazione negativa fondamentalmente, Massimo, può trovare spazio in questa direzione, può trovare valore in questa direzione? Diciamo, sicuramente. Noi da sempre sosteniamo questa grande necessità di collegare due grandi eccellenze italiane, che una è il risparmio accumulato delle famiglie, che ammonta a 4.000 miliardi solo per quanto riguarda la parte immobiliare, cioè quella finanziaria, oltre i 4.000 miliardi di immobili, e un'altra grande eccellenza italiana, la grande capacità dei nostri imprenditori, che sono quelli di anche... un sistema, senza avere un sistema paese che li sostiene, spesso pagando tassi di interesse più alti dei concorrenti francesi o tedeschi soprattutto, riescono a eccellere sui mercati e diventare il numero uno, il numero due a livello globale. Ecco, la necessità di mettere insieme questi due, diciamo così, veramente tesori del nostro sistema paese, perché pensiamo che se il risparmio delle famiglie fosse collegato effettivamente all'attività produttiva,
ci potrebbero essere dei grossi benefici per tutti, perché il risparmio potrebbe crescere e allo stesso tempo potrebbe crescere l'economia. In quest'ottica abbiamo sempre valutato con positivamente la nascita di nuovi PIR, i piani di investimenti individuali di risparmio, che sostanzialmente consentono anche, e anche esentasse, investendo una certa cifra, anche tenendo fermi i soldi 5 anni, come è giusto, perché il risparmio deve essere anche di medio e lungo periodo, di arrivare a finanziare anche le eccellenze italiane produttive. Noi ricordiamo che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa dopo la Germania, cioè siamo più, come paese manifatturiero valiamo molto di più di Francia, Germania, di Inghilterra e tanti altri paesi nostri concorrenti. Ecco, però tante volte noi non conosciamo le imprese che questo tessuto lo rappresentano e lo esportano, lo portano all'estero, anche in termini di diversificazione. Molte delle imprese che tu hai citato lavorano tanto all'estero, quindi sono molto diversificate. Sono imprese addirittura che fatturano l'80-90% tutto all'estero. Ecco, allora andiamo a vedere, perché la scorsa settimana c'è stata qui alla Borsa di Milano una giornata in cui si sono incontrati, anzi due giornate in cui si sono incontrati i CEO, cioè gli amministratori delegati delle imprese più importanti, tra le piccole e medie imprese italiane, quelle che sono rappresentate nell'indice definito Star della Borsa italiana. Vediamo questo servizio che ha realizzato la nostra redazione. 71 società per azioni di medie dimensioni ad alti requisiti come trasparenza, informazione e liquidità, quotate con una capitalizzazione complessiva di 37,4 miliardi di euro. E il FTSE Italia Star, che in 15 anni ha segnato un più 220%, battendo tutti gli indici mondiali. Anche l'ultimo anno è stato positivo per le società del segmento, con una performance da inizio 2016 al 15 marzo 2017 del più 22%, del più 13% da inizio 2017. Sono aziende come la mia che hanno mostrato negli anni in modo consistente dei tassi di crescita importanti, una buona redditività, una resilienza anche nelle condizioni più incredibili. Quindi aiutare queste imprese è un buon investimento, perché questi sono i soggetti che hanno mostrato di sapere creare ricchezza più di ogni altro in Italia. E se è vero che la qualità premia, l'importante presenza degli investitori internazionali all'interno del capitale delle star lo dimostra. Ci sono un certo numero di aziende molto forti in Italia, mid cap, multinazionali tascabili eccetera, che però non sono così conosciute in Italia. Al limite sono apprezzate da investitori esteri, questa è la ragione per cui sono saliti molti titoli, ma in Italia appunto non sono così conosciute dai risparmiatori. Investitori stranieri tipicamente americani, britannici, ma anche per esempio dei Nordics, quindi finlandesi, norvegesi, danesi, poi vanno a cercare nei paesi che appaiono un po' più indietro nella fase dello sviluppo, come l'Italia appare, perché immaginano che stia per decollare un paese come l'Italia. In effetti è così. E quanto è emerso anche in occasione della Star Conference 2017 a Palazzo Mezzanotte, l'evento annuale di Borsa Italiana dedicato all'incontro con gli investitori, in cui il 63% delle 177 case di investimento presenti proveniva da oltreconfine. Un'edizione record che ha catturato interesse a livello globale. Massimo, c'era bisogno di arrivare ai piani individuali di risparmio per accendere il riflettore su una parte del paese che ha sempre funzionato benissimo, e tu dicevi sono degli eroi questi imprenditori. Secondo me no, è che probabilmente tutti, compresi anche probabilmente gli organi di informazione, tendono a concentrarci sulle storie che fanno notizia, storie soprattutto in questi purtroppo anni di crisi, senza andare a scovare veramente dei capitani coraggiosi che sono gli industriali italiani, che riescono purtroppo a mille difficoltà a diventare leader globali. L'abbiamo sottovalutato, però è una delle nostre eccellenze. Sicuramente sarebbe bene che ci fosse tutto il sistema che andasse a sostenere questi industriali, perché il nostro problema è che non abbiamo mai avuto dei grandi campioni nazionali. La Francia, ad esempio, che ha comprato molte nostre aziende, le ha comprate perché finalmente è riuscita a creare dei campioni nazionali in vari settori, che poi hanno cominciato a fare lo shopping dappertutto. Ecco, sarebbe bello che, grazie ai risparmi italiani, anche a politiche più di investimento, anche a politiche fiscali più favorevoli, il ciclo si invertisse, gli italiani che vanno a comprare all'estero per diventare più grandi. Molti l'hanno fatto, ad esempio Campari è diventato uno delle più grandi dei leader mondiali nel settore degli alcolici, degli spirits, l'ha fatto dopo una serie di moltissime acquisizioni. Ecco, perché ci vuole anche coraggio. Ecco, forse gli imprenditori italiani hanno spesse volte difettato di questo, il coraggio di rischiare, arrivati a una certa taglia si sono accontentati, invece quando arrivi in certe dimensioni o cresci, vai all'estero e compri con coraggio, perché hai anche le capacità di farlo, e allora continui a diventare più grande e ad avere anche maggiori benefici.
Però con i piani individuali di risparmio di cui abbiamo parlato e continueremo a parlare in altre trasmissioni, potrebbe arrivare tutta quella liquidità dai risparmi, i risparmi potrebbero avere plusvalenze importanti da questi investimenti che potrebbero permettere a queste imprese di crescere, di investire ancora di più, come stavi dicendo. Io vorrei farvi vedere però due dati per far capire quello che è successo negli altri paesi in termini di raccolta in questi strumenti finanziari. Nel nostro paese, Massimo, anche tu più volte sui giornali si è scritto che si stimano circa 18 miliardi nei prossimi 5 anni, però a quanto pare le raccolte già sfiorano delle varie case di investimento i 2 miliardi, però a fianco vediamo quello che è successo negli altri paesi. In Francia, dove sono entrati in vigore nel 92, sono stati raccolti 120 miliardi, in Canada 150, l'Inghilterra, che è l'elemento più rappresentativo, addirittura 518 miliardi dal 99, quindi sono somme straordinarie che sono andate verso il sistema paese. Esatto, solo che noi siamo partiti troppo tardi, il provvedimento era pronto da tanto tempo, non è mai stato attuato e arriviamo rispetto all'Inghilterra con un ritardo di quasi 20 anni. E 20 anni nei mercati finanziari sono, poi soprattutto tenendo presente la grande capacità e genialità degli italiani, perché le piccole imprese, cioè tutti riconoscono la grande capacità degli imprenditori italiani, qua arriviamo troppo tardi, però secondo me ci sono tanti casi di eccellenza in cui effettivamente questo strumento può portare. Il rischio è forse che si arrivi poi ad avere troppa raccolta, perché anche gli italiani hanno capito che è uno strumento interessante, esente da tasse, poi è uno strumento che va a favorire il paese, e non avere, diciamo, i titoli oppure le società su cui investire, perché c'è anche questo piccolo problema che le imprese italiane sono ancora poche. Esatto. Però sono d'Italia piccola. Se noi andiamo a vedere in quest'altra grafica, vediamo quante sono 77 le aziende che sono quotate all'AIM, che è l'indice che rappresenta la prima quotazione fondamentalmente delle aziende. Lo vediamo in grafica. Sono 77 società con una capitalizzazione di 3 miliardi, no? Quindi siamo veramente a nulla fondamentalmente, e in queste ci sono aziende importanti. Però non è detto che gli investimenti che potrebbero arrivare dall'uso dei risparmi in questa direzione non portino molte aziende a quotarsi. Euro la settimana scorsa, ce ne sono tante altre che stanno andando in questa direzione. Poi teniamo presente che anche il nostro sistema capitalistico industriale però è sempre stato non troppo vicino alla borsa. Noi abbiamo grandissime imprese, faccio due nomi, Barilla o Ferrero, che non sono quotate, perché se noi avessimo veramente anche le eccellenze che abbiamo avuto in molti campi dell'agroalimentare, della moda quotata, effettivamente il listino italiano avrebbe avuto dimensioni maggiori e avrebbe attirato di più l'interesse degli investitori stranieri. E noi abbiamo fatto anche un'inchiesta un po' su questa società, noi abbiamo chiamati i panzer italiani, perché ci sono dei dati che dimostrano che proprio dalla crisi, dei minimi della crisi dopo il fallimento di Lehman Brothers, cioè nel 2009, lo Star è cresciuto del 320%, mentre l'indice più forte d'Europa, il DAX, si è fermato molto lontano. Negli ultimi 15-20 anni sono società come IMA, che è leader del packaging, o Brembo, che sono cresciute del 1500, del 2000%, cioè performance incredibili. Ecco, pensiamo che cosa avrebbero potuto fare tutte queste società, anche quelle più piccole, se avessero avuto veramente anche dei capitali, anche a basso costo, perché... Anche perché andando a vedere quello che è successo in Inghilterra, dove ci sono 20 anni di storia, guardate, l'AIM, cioè proprio il parallelo del nostro indice di riferimento delle aziende più piccole quotate in borsa, nel 95 in Inghilterra contava 121 aziende, un po' come le nostre 77 di oggi. Andiamo a vedere anche la grafica, con una capitalizzazione di 2.382 miliardi di sterline. Ebbene, a distanza di 20 anni le aziende in questo stesso indice sono diventate 973, alcune sono entrate, sono cresciute, sono andate negli indici più importanti del London Stock Exchange, e oggi hanno queste 973 aziende una capitalizzazione di 84.744 miliardi di sterline, quindi un mondo che è cambiato totalmente, Massimo. Sì, è un fenomeno di successo clamoroso, e pensiamo anche appunto, anche adesso, anche le ultime start-up, oppure per esempio anche le società innovative italiane, ce ne sono molte che, avendo effettivamente capitali, potrebbero crescere, avere anche, radicarsi più sul territorio, fare quella campagna acquisti all'estero che spesse volte è necessaria. Sicuramente, ecco, l'abbiamo sottovalutato il tessuto imprenditoriale in Italia, perché non ci sono mai stati fatti veramente interventi a favore delle piccole e medie imprese, sia dal punto di vista della tassazione, della riduzione, certo, probabilmente della burocrazia, e ci siamo fatti del male, perché avevamo una delle nostre eccellenze, come ho detto prima, è veramente la capacità, Massimo, di fare imprese. A proposito di startup di cui stavi parlando, noi siamo andati a trovarne una piccolina nel Bergamasco, che sta facendo della ricerca scientifica, e quindi anche di quella della nostra qualità di vita, della nostra salute, il suo punto di forza. Vediamo questo servizio. We'll be right back.
La prevenzione antitumore non è più un'utopia grazie alla Diffusion Whole Body. Si tratta di una tecnica innovativa di risonanza magnetica che consente di studiare l'intero corpo umano senza sottoporlo a dannose radiazioni, evitando l'uso di mezzi di contrasto e permettendo l'individuazione di lesioni neoplastiche anche di piccolissima entità. Una rivoluzione! E tutto grazie al connubio tra ricerca e impresa. Noi abbiamo iniziato la collaborazione proprio per dare un contributo nel sociale e anche il centro porta avanti questa ideologia, infatti è una startup innovativa. Mio marito ha coinvolto degli industriali della zona sottoponendo anche a loro questa sua idea e in sei hanno risposto in modo positivo. E in 2 anni siamo riusciti a mettere a punto e aprire questo centro di diagnosi precoce. L'investimento è consistente, solo per la macchina sono stati necessari quasi 2 milioni di euro, ma sono necessarie anche specifiche professionalità che sappiano utilizzarla al meglio. Il vantaggio principale della risonanza magnetica in diffusione è che possiamo diagnosticare la presenza di eventuali lesioni quando hanno dimensioni piccole e quindi suscettibili di una cura più efficace e sicuramente meno invasiva. La Diffusion Whole Body è presente dal 2009 all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano ed è impiegata prevalentemente per i pazienti oncologici. Oggi, grazie all'iniziativa di piccoli imprenditori, con ASC Italia si è concretizzata la possibilità di estendere un esame così avanzato e performante anche a scopo preventivo. Se vuoi essere veloce, corri da solo, diceva un vecchio proverbio indiano, ma se vuoi andare lontano, corri in compagnia. Impresa e ricerca corrono a braccetto per regalarci un mondo migliore. Massimo, sono queste le eccellenze italiane che vanno valorizzate, ce ne sono tante. Sicuramente, questo è un esempio anche di eccellenza nell'innovazione, ma anche nel fatto che altri industriali hanno capito la bontà di questo progetto e ci hanno investito. Ecco, questo è anche un sistema che può fare veramente volano. Il gioco di squadra anche tra imprenditori può effettivamente consentire alle imprese italiane che sono ai massimi livelli di crescere ancora e di diventare protagoniste. Leggete I nostri soldi a firma di Massimo Fracaro ogni lunedì insieme al Corriere della Sera, anche l'economia del Corriere. Restate anche ogni sabato naturalmente qui se su proprio mercati, volete quello su Mercati Che Fare. Grazie a Massimo Fracaro per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento con Mercati Che Fare alla prossima settimana. Arrivederci, buona serata. Buonasera.